Perché naturalmente vogliono riportare a casa quello che è la vittoria del Palio. Vediamo se quest'anno riusciranno nell'impresa. Aspetto Venezia, benvenuti amici di Venezia, la squadra femminile, però è di Mira in verità, per le donne di Mira, donne di Venezia. Certo, grazie, buongiorno a tutti e benvenuti al Fiasso d'Artico. Saluto gli amici sindaci che ho voluto qui sul palco con me, perché il Palio del Ruzzante ormai è una delle pochissime manifestazioni che tiene unita tutta la Riviera del Brenta. Siamo già pronti per i preparativi per l'anno prossimo, per i 20 anni, quindi io ringrazio veramente chi si dà da fare ogni anno con le sue tantissime attività, però diciamo così il diamante, il punto culmine delle manifestazioni è proprio il Palio. La beata, ricordiamo che la gara consiste proprio nel trainare questo natante, ogni squadra percorre due manche di andate e ritorno nella Brenta, e quindi con la corrente a favore e la corrente contro, e ci sono naturalmente i cronometristi che stanno misurando al centesimo. Mi sembra giusto. E precisa, anche perché c'è un evento storico che alla fine è stato assegnato davvero per pochi centesimi, un paio, e naturalmente lì bisogna essere proprio precisi. Bravissima, sempre a punto piatto, mi raccomando. Punto piatto è un facile, certo.
Nobody feel try. Nobody feel try. Facciamo un grande applauso, bravi tutti, ma come no, bravi tutti, anche perché serve naturalmente una squadra per dare, ma come no, ma ci contiamo, quindi volete tenere alta la bandiera di Scorsese. Perfetto, tra poco vi consegneremo il palio ufficialmente, quindi rimanete qui in zona, intanto davvero complimenti vivissimi, la fanno anche quest'anno, ecco. Domani lo leggeremo sul gazzettino naturalmente anche di questa prova dei sindaci, abbiamo la nostra giornalista che saluto. Ciao a tutti, no, mi piace troppo, dall'anno scorso che il sindaco Cominato ha lanciato questo guanto di sfida dei sindaci e poi mi piace perché c'è sempre la rappresentanza femminile di Dolo che non si tira indietro. Ecco. Eccola! Adesso foto di porto prima e dopo vediamo il dopo, in che condizioni arrivano alla fine, perché questo è il bello. Eccoli qua, quindi anche i sindaci e parte dell'amministrazione dei vari comuni. Allora, facciamo la foto, fate un bel sorriso che tanto adesso non vi costa niente, sarà più dura farlo dopo. Ok, fatelo per il gazzettino che domani vi mette in prima pagina. I sindaci. Allora, vedo che i sindaci stanno tirando, facciamo il tifo per i nostri amministratori della Riviera del Brenta. Ecco che stanno arrivando, anche loro stanno producendo il massimo sforzo, una formazione mista maschile e femminile, anche se effettivamente sono qualcuno in più in teoria. Dai, la piata si muove, la piata si muove, già questa è la prima notizia. Ecco, c'è il sindaco di Fiasso D'Artico, tra l'altro primo su tutti, che sta facendo lo sforzo maggiore.
eccoli che stanno arrivando verso la zona del porto. Un applauso ai sindaci, bravi, ce la stanno facendo, stanno dando il massimo. Vedo qualcuno anche che sorride, non so come faccia. Eccoli che stanno continuando l'ultimo sforzo fino in fondo, siamo solamente a metà della gara. Hanno intenzione di farla tutta, questa è la notizia. Compito a realizzare questa 19ª edizione del Palio. Ecco, sì, è una grande soddisfazione anche oltre al lavoro che quello fa parte del gioco. Chi organizza, insomma. Chi organizza. Allora è una grande soddisfazione anche per tutti i tiranti, per le squadre. Ovviamente il tempo ci ha aiutato molto. Bene, un grande applauso, generale. Brave ragazze, piano, bravissime. Anzi, se volete prendere una delle quante le bottiglie, il sindaco dai. Dire davvero complimenti alla formazione di Scorsè. Certo. Sono stati davvero bravissimi. Allora spieghiamo anche che cosa raffigura il Palio. Ricorda il leone che c'è dentro tutti noi, quello di Venezia. Vorrei ricordare un leone che è morto l'altro giorno salvando una ragazza a Mestre. Stava come un rubato per salvarla e ha fatto la vita. Questo è lo spirito che ha fatto i Veneti. Gabriele, con una dedica bellissima quella che hai fatto, complimenti. Lo consegniamo allora ai vincitori. Vince Scorsè! Complimenti! Bravissimi! Fiesta d'Artico vi abbraccia, complimenti ragazzi! Lo portate a casa, questo è vostro, questo è vostro. Tra l'altro non ho già detto che torneranno il prossimo anno perché sono divertiti un sacco, eh!